Spiegazione del gioco penna e gettone. Come funziona? Allora, si parte così. Abbiamo una penna e il gettone dov'è? È qua. Guardate. È incastrato dietro la molletta della penna. Questa mollettina qua che si usa per incastrarla nel taschino. Infilate il gettone qua. Potete usare anche una moneta. Io ho voluto usare un gettone, una fish in questo caso. La moneta certo è più piccolina, se avete le dita piccole la nascondete meglio, perché vedete va nascosto il gettone tra l'indice e il medio, vedete che non si vede guardandolo frontalmente. Dovete stare sempre di fronte al pubblico, agli spettatori, se no il gioco si vede, vedete? Si parte così, tenete le dita così, niente guanti, se no uno può sembrare che tiene nascosto il gettone nel guanto. Io non l'ho usato, infatti. Si parte così, si fa vedere la mano che è libera, poi si impugna la penna nell'altra mano, si fa sempre vedere, si gira, si spinge di sotto che si sgancia il gettone, rimane nella mano, si sgancia qua dalla molletta, colpo di bacchetta magica, soffio e magicamente il gettone o la moneta appare. E questo è il gioco della penna e gettone. Alla prossima. Ciao.